Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. Perché tu quanti ne conosci di morti di Covid? Nulla. Cazzo, non ci sono allora! A Piacenza, a Bergamo, vogliamo l'indirizzo di questi cazzi morti di Covid! Pezzo di merda! Qua te sputo, che fai? Spendate le camere quando adesso che parlavamo di cose pesanti, perché sono tutti venuti. Adesso do la parola a un altro eroe, un medico. Buongiorno. Allora, le cose pesanti è che ci sta una dittatura farmacosanitaria. Libertà da cosa? Dalla dittatura! Guardi che non siamo degli imbecilli, imbecilli siete voi che vi fate mettere sotto da questo regime, va bene? Potrà arrivare anche il momento che tra 6 mesi avremo anche le catene. Dittatura perché? Dittatura perché il Covid non esiste. Non c'è! Scusa, posso dire? Ah, proprio non c'è? Io per me no. Io non credo a questa farsa di un fantavirus. E ricorda, ti dico questa cosa qua, il virus, il coronavirus ci sta fortificando. Come un'influenza o è una pandemia mondiale? È difficile. È tutto un complotto criminale dall'ordine mondiale. C'è una pandemia mondiale? Da quello che so, no. Non credo ai decessi, non credo praticamente a un sacco di cose, tante cose, assolutamente. Tipo, me lo dica. Lo so, non credo ai decessi, non credo ai carri funebri che hanno fatto vedere di notte a Bergamo una bellissima sceneggiata pro telecamere, molto interessante, quello sicuramente, però non credo a quando hanno fatto... Dentro ci fossero i morti, non credo. Non l'ho visto. Questo signore sta utilizzando una mascherina con un numero sotto che richiama evidentemente i deportati ebrei nei campi di concentramento. Mascherina uguale. Camera a gas, governo nazista, ignorante e corrotti, e tra l'altro anche con l'utilizzo della svastica. Lei fa parte della categoria dei venduti e dei corrotti. È una museruola. Posso anche averla, però è così. Però è così o c'è scritto andate a fanculo? Questa qua la portavano gli ebrei che venivano deportati nei campi. Lei si paragona agli ebrei portati nei campi di concentramento. Certo. Non va portata la mascherina. Ma che te sto aspettando io? Non c'ho niente. Non c'è niente nessuno, è tutta una barzelletta sta strozzata. Come mai non hai la mascherina? Perché voglio respirare, perché io sono vivo e voglio respirare. Per questo. Quelli che invece hanno la mascherina non vogliono respirare. Stanno soffocando sotto. Tu non sai cosa ti fa non portare la mascherina. Ti respiri la tua aria che stai buttando fuori ed è dannoso. Certo. Perché se io entro in un locale con la mascherina, c'è la legge che mi dice che non posso entrare con la mascherina. Antiterrorismo o no? O mi sbaglio? Si sbaglia. Ah beh sì? Sì. Ah sì? Sicuro. Ti faccio una domanda, ma tu hai mai sentito casi di bambini che si sono ammalati? Perché sì, i bambini sì, sono anche obbligati? Morti purtroppo. Dove? Documentamelo. Ma sai che l'ossigeno è uno dei più grandi, anzi è il nutrimento fondamentale del nostro corpo. Fra un po' sarete rincoglioniti dalla vostra anidride carbonica. Ma studiate un attimo come funzionano i polmoni, vi rendete conto che state facendo voi? Io non sono tranquilla perché ho dovuto levare le mie figliole da scuola per paura che gli facessero il tampone. Mi dica lei se è una cosa normale oggigiorno. Vuol dire che sono test che sono già infette dalla Cina, ok? Questa è la verità. Cioè, i test sono già manipolati. Sì. Certo, li fanno il tampone, ma il tampone sfonda la membrana e dopo restano segnati a vita. Forse non avete ancora capito come va a finire la faccenda. Guardi, stia calmo. Ma lei ce l'ha figlioli? Ce l'ha figlioli? E li vuole fare fa il tampone? Li garba se li fanno il tampone? Non è che mi piace, nel caso in cui... Ma lei glielo fa fare al suo figliolo il tampone? Nel caso in cui fosse necessario, sì. Sì, ma lo sa che li sfondano la membrana se non stanno attenti? No, signora. Allora, guardi, vada da un dottore se lo faccio, c'è scritto anche sul bugiardino. Saranno schedati e tra 30-40 anni li faranno morire perché li fanno un vaccino che li farà morire tutti. A beneficio di cosa? La massoneria sionista ebraica. Chi sono, cioè, tecnicamente? Rockefeller, Rothschild, Soros, Bill Gates, come si chiama quell'altro porco lì? Da Wuhan hanno fatto questo complotto di questi Covid-19 che è falso, è stato creato in laboratorio per creare questo panico, è stato buttato tramite scie chimiche, no? È una questione dei vaccini? È la questione dei vaccini, ci vogliono diminuire la porzione mondiale, ci vogliono uccidere. Però cosa c'entrano i vaccini con le scie chimiche? È per infettare i polmoni. C'è il 5G.
e 5G è un complotto tra l'America e la Cina. Scienza questa. Scienza, io sono un appassionante degli extraterrestri, Area 51. E come sono fatti? Come noi, verdi, gialli, di tutte le maniere. Cioè, che allora... Sono uguali a noi. Come? Sono tipo rettiliani. Sanno pure... Rettiliani pure, sì. Rettiliani? Sanno vari gruppi di extraterrestri ci sono. Vabbè. Lei in che gruppo è? Io, Giletta Arancione, generale Pappalardo. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera. Visto il successo del mio video sui vaccini, vi do la mia opinione del cazzo anche su quelli che non vogliono vaccinarsi. Non sono un immunologo, ma neanche voi lo siete, quindi calma. E comunque, anche se per assurdo lo fossi, l'antivaccinista non si fiderebbe comunque. E questo è il primo punto che sinceramente io non capisco. Cioè il fatto di non fidarsi di chi ne sa molto più di voi. Eppure la nostra vita quotidiana è tutta basata sulla fiducia. Tipo, prendere un aereo, fidare del pilota, del progettista, del controllore di volo, della manutenzione dell'Air Egypt che vi porta in Mar Rosso. Pure ne cadono gli aerei, eh? Eppure le compagnie aeree sono società capitalistiche che devono fare profitti. Però vi fidate, eh? E per forza, dovete andare in vacanza. Ma vi fidate alla cazzo anche di un sacco di altre situe. Per esempio, il cuoco che fa il sushi, lì il giappu, quello con la fascettina. Magari non l'ha battuto, magari non si è lavato le mani, magari al cimurro, che cazzo ne sai? E lo dai anche a tuo figlio e prende sempre l'Uramaki California. Vi fidate dell'automobilista che si ferma quando voi avete il verde? Vi fidate di quello che ha montato l'ottovolante alle giostre dove mandate i vostri figli? Di quelli sì, eh? Ma dei medici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'eccellenza della ricerca universitaria mondiale? No, quelli mi vogliono fregare. Salvo poi quando dovete essere operati di emorroidi, andate al Mount Sinai Hospital di New York, perché volete il professorone top. Per le vostre chiappe vi fidate della scienza medica, ma per il vaccino no, perché mi sono informato su Facebook. Poi il secondo motivo che vi spinge a non vaccinarvi è che avete solo un gran culo. No, perché vi assicuro, chi ha avuto un papà intubato, un fratello in terapia intensiva, un nonno in un RSA, si vaccina a passo di carica, perché la paura l'ha toccata con le sue mani. Voi no, voi state bene, vi sembra tutto lontano, finto, inconsistente, così. Poi ci sono quelli che non si vaccinano per gli effetti collaterali, no? Aspetta, prendo il bugiardino, no? Ok, insufficienza renale acuta. Angioedema, nefrite interstiziale, ecco, sono gli effetti del vaccino? No, sono quelli della tachipirina, scusate. Ah sì, allora, insufficienza cardiaca, anemia emorragica, gastrite, disturbi psichiatrici, ecco sì, sono quelli dell'occhi. Quante tonnellate di queste pastiglie avete preso? Ma quando ho l'emicrania basta che mi passi, eh. Poi se mi viene una bella anemia emorragica, pazienza. E concludo con l'unica cosa di questo video che non è un'opinione, ma una certezza. I vaccini sono l'unica cosa che risolverà questa pandemia. E mi fa incazzare che ne godranno anche i Novax. Unicamente perché altri, più coraggiosi, più generosi, certamente più intelligenti di loro, si sono vaccinati. Il mondo di domani, liberato dal Covid, glielo regaleremo noi che il vaccino lo facciamo. Quindi, cari Novax, negazionisti, sostenitori intellettuali della scelta vaccinale libera e informata, dal profondo del cuore, andate a fare in culo.